3 ettari di terreno in contrada Canalotto, trasformati in un piccolo Eden, dove vivono tante animali, dove si producono prodotti genuini e naturali senza concimazione, un angolo veramente importante al quale ha lavorato e continua a lavorare da oltre un anno Antonino Chimenti. Ebbene, come nasce questa idea? L'idea nasce appunto per sostenere sempre di più la biodiversità, i prodotti genuini e tutto l'ecosistema, comunque rispettando il suolo, il sottosuolo e il territorio che ci circonda. È un'iniziativa che abbiamo preso io e mia moglie appunto un paio d'anni fa, siamo aperti da un anno al pubblico, alleviamo e coltiviamo con criterio più che naturale con tutto l'amore che ci possiamo dedicare. Ma ci sono anche tanti animali, che tipi di varietà ci sono e come vengono utilizzate? Abbiamo una parte di animali dove appunto puntiamo alla produzione delle uova con le galline, con il latte per le caprette, le pecorelle, e poi abbiamo i pony per interagire con i bambini, con le scuole scolaresche, e tanti animali dal punto di vista ornamentali come le oche, le anatre, i pavoni, i fagiani, i pappagalli, tutto ciò che insomma ci rende felici cerchiamo di allevarlo. E che tipo di ortaggio coltivate? Sicuramente rispettando la stagionalità, fino a primavera abbiamo ancora qualche cavolfiore, broccoletto, qualche carciofo, finocchi e tanta verdura. Poi nella primavera inoltrata estate appunto andiamo sul pomodoro, zucchine, melanzane, zucchina quella siciliana con i tenerumi, tutti i prodotti che la nostra terra ci offre per poterli coltivare. Un luogo dove si respira aria pura, fate anche attività didattica? Avete qualche accordo con istituti scolastici per far vedere ai bambini che il latte, le uova le fanno le galline e non come si vede nella pubblicità in televisione, dove i ragazzi sono convinti che magari vengono prodotti in fabbrica? Sì, partiremo proprio per questa primavera, ci sono diverse classi che hanno già aderito dai plessi appunto che gli è piaciuto il progetto, e poi comunque si può venire liberamente a visitare e interagire sotto vari eventi che organizziamo anche in maniera privata appunto, e appunto constatare soprattutto per i più piccoli che la gallina fa l'uovo, la capretta si può mungere e viene fuori il latte, e dalla terra si possono raccogliere bellissimi ortaggi, ci sono le api che ci fanno il miele, l'impollinazione.